Ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, sempre con il lag, giustamente. Allora, erano rimasti, stavamo iniziando ad andare stavamo iniziando a fare delle esplorazioni, quindi vediamo un po'. Qui sopra c'è un problema, un grossissimo problema qua sopra. Quel bastardone lì, io se vado su sto bastardo, riesco a colpire? No, proprio che no. Boh, che fine ha fatto? Dico io, fine potrà aver fatto lo stronzo di un ragno. Tanto qua il lag c'è sempre. Palle! Ok, siamo usciti. Eccolo. Ah, finalmente mi è rotto il cazzo. Allora, ma non so, prima cosa dobbiamo andare a dormire. Facciamo passare la notte. Volevo fare una cosa, andarmene appunto in esplorazione. Perché? Dico io. Perché magari se troviamo un villaggio nelle vicinanze, che magari c'è anche delle canne da zucchero, preferirei delle canne da zucchero, riesco a fare la carta. Con la carta posso fare la mappa. La mappa come la facciamo? Giustamente con la bussola. Comunque da quando ho iniziato a giocare a Minecraft in survival non vedo gli scheletri che bruciano e non mi piace come cosa. Certe volte mi ritrovo anche i creeper, lag, normalissimo. Oh, mi dà troppo fastidio. Sì, mi dà troppo fastidio il fatto che lagga. Non capisco come fare. A parte il fatto, vedete? Eccolo qua un creeper. Non mi puoi laggare adesso? Vabbè, la potremmo andare o verso di là, eh? Che niente. Qui è bello. Oh, porca basta. Si blocca, raga. Mi fa passare la voglia. Quando fa così mi fa passare la voglia. Perché io specialmente registro un'oretta, no? E in questa oretta vorrei che magari andasse tutto liscio. Ma sei un'ora! Lagga sempre, io un po' mi scoccio. E non è che. Boh. A parte il fatto che sto bioma di betulla. Niente lag. Niente. Laggerà sempre. Sarà lagma. Lagcraft. Sarà. Ancora. Cioè. Ma basta, bioma di betulla! Ma siamo seri! Allora, io non voglio andare per miniere. In questo episodio andremo alla ricerca dei villaggi. È il mio sogno, posso esaudire il mio sogno? Non ci faccio più. Allora, qua senza rischiare di farci male. Ah, la posso tutto perché c'è una caverna. Cosa? Non è andare in miniera adesso. Ah. Io cosa se cado faccio una brutta morte. E cado qua per esempio, no. Cioè, ho fatto il ponticello. No, raga. Solo betulla, cioè solo betulla. Sto in alto alla montagna. Adesso mi chiedo io, come scendo dalla montagna? Allora, ricordiamoci che per tornare a casa mi sono segnato le coordinate. Vabbè, tanto vale se uno muore. È lag, ma porca troia. Che dire? Che dire? Ok, siamo di nuovo a terra. Lag. Ormai lagcraft la chiamerò questa serie. Non è più Minecraft vaniglia, vanilla e lagcraft. Comunque, ovviamente, ragazzi, se state vedendo questo video e che cazzo, e sapete come risolvere sta cosa del lag, vi prego, aiutatemi. Vi prego. Oh, le canne da zucchero, perfetto. Andiamo vicino qua. Lag pure in acqua. Sì, sta facendo anche notte. Perfetto, va benissimo. Ah, vedi? È finito il bioma betulla, diciamo. C'ho della lana appresso. No. Non ho della lana, quindi penso che saremo proprio fottuti. Niente, fanculo. Sto praticamente quasi distruggendo le mie cose. Quindi.
Vedete, raga, col lag è impossibile fare sta roba. Ma dove ti giri, ti giri. Che cazzo. Dove ti giri, ti giri. Ma raga, devo trovare un cazzo di coso, di villaggio. Il fatto che ci siano gli animali un po' mi incoraggia, eh. Ma basta. Se la basta. Basta. Ho visto una luce. Spero che non sia la luna. Ho visto la luce di là. Dimmi che è un villaggio, ti prego, dimmi che è un villaggio. Ti prego, dimmi che è un villaggio. Salvatemi. No, ho avuto un flash. Ho praticamente avuto un flash. Però io ho visto delle luci. No, moto io. Ah, perché qua sta bruciando qualcosa. Ecco perché avevo visto la luce. Raga, dobbiamo viaggiare per sempre così. Verso l'ignoto. No, basta. Basta, basta. Se sto fermo, tutto perfetto. Qua mi vedo tutta la meraviglia. Poi appena mi muovo, il lag. Cioè, ho messo anche l'impostazione di 30 fps, no? Raga, non sto mettendo più torci. Eccola. E finalmente sono ritornato qua, già con un po' di lag, vabbè. Sono ritornato qua. Non so che cazzo ho fatto per ritornare qua. Una corsa. Ho fatto una corsa. E continua a laggare un po'. Però magari. Ecco qua. Lo sapevo io. Ma quello che vorrei fare magari. Ho fatto il piccone, dovevo fare l'ascia. Quello che faremo qui magari, una piccola base ce la faremo qui, facciamo delle cose per mangiare, vediamo se qua ci mettiamo, perché io non voglio più rischiare di perdere le cose, penso che questa cosa si sia capita, che non voglio rischiare, mettiamo qua, dopo che finisce il ferro di farsi, già mi faccio l'ascia, ho perso anche delle belle cose di carne. Allora, avevo trovato qui in giro degli animaletti. Boh, stai un attimo. Comunque, non ho più trovato la torre di cobblestone che ho fatto. Ma chi me l'ha fatto fare a me? Salve, caro. Che ti ricordi di me? Ok, perfetto. Qui c'è un coso di lava. Ok, allora ho installato questa piccola base qui dentro. Adesso che famo? Aspettiamo che passi la notte prima di tutto. Vediamoci il ferro qui. Aspettiamo che passi la notte e così possiamo anche continuare la nostra ricerca del villaggio. Sarà dura fino a casa. Sarà dura. Raccopriamo un po' di cose. Carbone ce lo portiamo. L'oro ce lo portiamo, questo ce lo mettiamo qua. Potremmo anche andarci. Bello, è stato un piacere. Allora, continuiamo. E continua a piovere. E non so se vada bene questa cosa, però c'è una pecora. Vediamo
C'è una pecora. Pecorella e lago. Lago, ma proprio pesante. Ok. Via lana. Perché vi infilate lì? Forse ha tipo un limite Minecraft nel camminare e poi bloccarsi. Sì, perché poi io sono andato oltre questa montagnella. Sì, poi qua fate il ponticello per passare da quest'altra parte. Ma vedete che qua da dove sono venuto? Perché le torce tipo si fermano qui, ma io sono venuto da... Cioè, ho fatto un giro enorme. La montagna dovrebbe essere qui vicino. Torce, torce, perfetto, eccolo lì la montagna. Piano piano ci arriviamo, piano piano ci arriviamo. Seguiamo le torce. Mica, comunque il giorno dura troppo poco. Il giorno dura veramente troppo poco. Qui ci sono delle torce. Mi sa che sono sceso. No, sono venuto da qua poi. Che era tipo la piscina. Ok, sì. Mi ricordo. Però mi sa che devo salire. Poi mi sa che sono sceso da qui. E poi sono salito sugli alberi. Però la montagna è questa qua.